Uomini e donne oggi, nuova segnalazione su Mario, Ida Platano reagisce male. Le anticipazioni di Uomini e donne, una nuova segnalazione nella puntata del 25 gennaio. Settimana particolarmente complicata quella in corso del dating show di Canale 5. Dopo la scelta di Christian Forte, mandata in onda lunedì scorso, gli animi in studio si sono accesi non poco per via delle scelte di Alessandro Vicinanza, dalla freddezza riscontrata da Ida Platano in Mario e dell'addio di Ernesto Russo. A quanto pare la puntata di oggi, giovedì 25 gennaio, sarà particolarmente pepata e non mancheranno i colpi di scena. Al centro dell'attenzione finirà di nuovo il corteggiatore della dama di Brescia che, nonostante il tatuaggio a lei dedicato, scivolerà in un altro errore. Di seguito tutti i dettagli sulla puntata di oggi di Uomini e donne. Mario Cusitore ha sentito un'altra dama, Ida Platano lascia lo studio delusa. Riprenderà sicuramente da dove si è interrotta ieri la puntata di Uomini e donne. Ernesto Russo spiegherà di volere lasciare il programma perché l'interesse per Ida Platano sarebbe sceso, anche a seguito di alcuni atteggiamenti della dama che non avrebbe fatto sentire la sua vicinanza al cavaliere, colpito da un lutto. Un addio al quale seguirà però un altro colpo di scena, in puntata infatti verrà fatta una nuova segnalazione su Mario Cusitore. A quanto pare il cavaliere avrebbe sentito in queste settimane anche un'altra dama e la rivelazione deluderà la tronista. Ida andrà su tutte le furie e ci sarà un'aspra discussione in studio, al termine della quale la quarantenne deciderà di andare via e calmarsi dietro le quinte. Qui verrà raggiunta da Mario che cercherà di calmarla e riuscirà a recuperare, i due balleranno insieme e lui la prenderà in braccio e la bacerà in puntata. Nonostante il gesto eclatante, la dama deciderà di non sceglierlo, anche se al momento sembrerebbe essere il suo preferito. Alessandro Vicinanza prova a riavvicinare Roberta di Padua, il gesto social stupisce. A quanto pare non sarà soltanto Ida Platano, alle prese con i suoi dubbi su Mario Cusitore, a tenere banco nella puntata di oggi di Uomini e donne, anche Alessandro Vicinanza continuerà ad essere protagonista. Presto infatti chiuderà con la dama arrivata per conoscerlo e ammetterà di aver tentato di lanciare un input a Roberta di Padua sui social, mettendo in una storia la loro canzone. Dopo l'addio a Cristina Tenuta e il ritorno della dama de Casino, il cavaliere aveva già tentato di riconquistarla, senza successo. Il nuovo gesto riuscirà a sciogliere le riserve di Roberta? Per scoprirlo non resta che seguire la puntata di oggi in onda a partire dalle 14:45 su Canale 5.